Benvenuti al video tutorial. In realtà è molto piccolo e serve solo e soltanto a farvi capire perché noi adoriamo l'utilizzo della virtualizzazione. In questo tutorial vedremo come si effettua l'auto-aggiornamento del BFSense in un sistema virtualizzato. Dopo essersi correttamente loggati all'interno del BFSense, ci troviamo di fronte direttamente alla dashboard, dove possiamo riscontrare che è presente un nuovo aggiornamento. E però prima di effettuare qualsiasi aggiornamento sarebbe opportuno crearsi un'alternativa ad un aggiornamento andato male, quindi se ritorniamo nella sezione del client, del vSphere, tasto destro sul BFSense e creiamo una snapshot, che la chiamiamo con Before Upgrade, possiamo chiaramente avere un punto di ritorno nel caso in cui l'aggiornamento dovesse andare male. Quindi attendiamo che venga creata la snapshot e subito dopo possiamo ritornare nel nostro BFSense e andare avanti con l'aggiornamento. È solo una forma precauzionale questa. Quindi ritorniamo e clicchiamo su Invoke Auto Upgrade. Aspettiamo che l'aggiornamento venga interamente scaricato. È chiaro che in questo caso è stato accelerato il download. Nel vostro caso prenderà più tempo. Ok, il BFSense, il download è andato correttamente e adesso sta effettuando l'aggiornamento. Però sarebbe opportuno aprire l'interfaccia del client, apriamo la console per verificare in pratica cosa stia esattamente succedendo. Quindi lo mettiamo vicino per poter vedere cosa effettivamente succede. E quando chiaramente l'aggiornamento avrà avuto esito totalmente positivo e verrà chiesto il reboot dell'intero sistema. Eccolo qui, adesso si sta spegnendo il sistema. Perfetto, eccolo qua, si sta riavviando. Adesso deve scaricare chiaramente i moduli. Eccolo qua, è partito completamente. Andiamo a verificare se l'aggiornamento ha avuto esito completamente positivo. Dobbiamo ritornare nella dashboard. Eccolo qui. Allora la 2.02 è pronta ad essere utilizzata, quindi ci troviamo nell'ultima versione disponibile. Ora la cosa che dobbiamo successivamente fare è cancellare chiaramente la snapshot. Il consiglio che posso darvi è attendere una settimana o un paio di settimane che vi siete accertati che il BFSense vada correttamente e quindi procedere all'azione che sto effettuando io, cioè andando in snapshot, snapshot manager e cancellare tutte le snapshot presenti. In questo caso verranno cancellate le snapshot e chiaramente non sarà più possibile ritornare al passo precedente. Questo, come ho detto precedentemente, lo dovete fare solo e soltanto se siete completamente sicuri che il BFSense stia funzionando bene, adeguatamente. Arrivederci al prossimo video tutorial.